forze dell'ordine al lavoro per rintracciare i due detenuti evasi martedì pomeriggio durante il lavoro esterno in un'azienda agricola pesarese, setacciate le stazioni dei treni e dei bus. Continua la demolizione dell'anfiteatro Rastatt a Sassonia di Fano, discordanti i pareri dei cittadini. Aspetto che i lavori siano finiti per giudicare. Motopontone in azione a Marotta di Mondolfo per l'avvio dei lavori delle nuove scogliere, costo dell'intervento 1.960.000 euro. Un nuovo percorso in alternativa al tratto più problematico della Contessa, la richiesta dell'UDC al governo e alla Regione Marche per stabilire un collegamento più efficiente con Roma. 50 posti letto a Pesaro grazie alla nuova Cotignola, l'accusa del Movimento 5 Stelle, ecco perché la Regione snobba l'invito di Fano a partecipare ad un consiglio monotematico sulla sanità. Appuntamento al 26 novembre, 3 e 8 dicembre con la nona edizione del Mercatino di Natale di Serrungarina, evento organizzato dall'associazione Metauro Eventi. Fondo Peppe Nigra presenta E-Motion, il festival del cinema aumentato in 4D. 12 gli appuntamenti dal 30 novembre al 3 dicembre in vari luoghi della città. La cantautrice fanese Asia ospite a Guarda chi c'è stasera su Fano TV, la terza puntata del programma firmato Zarri Comunicazione. Giovedì 16 novembre, benvenuti e buonasera a tutti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Le forze dell'ordine sono al lavoro da martedì pomeriggio, poco dopo le 15, per rintracciare i due detenuti albanesi Emilian Bici, 43 anni, ed Ermelinda Spaiu, 38enne, evasi durante il lavoro esterno in un'azienda agricola di Pesaro. Entrambi erano stati condannati per tentato omicidio e scontavano la loro pena in carcere a Villa Fastigi. La fuga dei due detenuti ha attivato la polizia penitenziaria del Nucleo Investigativo Centrale e Nucleo Investigativo Regionale che in collaborazione con le forze dell'ordine hanno setacciato le stazioni dei treni e degli autobus cercando anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Controllate anche le loro celle alla ricerca di qualche indizio. Le ricerche si sono estese sull'intero territorio nazionale. Proprio per coordinare le indagini questa mattina si è svolto un tavolo tecnico in prefettura a Pesaro. Probabilmente i due detenuti avevano organizzato il piano di fuga da molto tempo e non si esclude che potessero avere dei complici con i quali si sono allontanati dal territorio pesarese. E a Sassonia di Fano sono proseguiti anche oggi i lavori per la demolizione dell'anfiteatro Rastatt, che cambierà radicalmente aspetto per diventare una nuova terrazza con gradinate che scenderanno sia verso il mare che verso Viale Cesare Battisti. Oggi su questo progetto Stefania Schiaroli è andata a sentire il parere dei cittadini. Con il nuovo progetto Waterfront hanno deciso di abbattere l'anfiteatro. Che cosa ne pensa? Sono d'accordo, mi sembra una bellissima idea perché lo spazio che ne verrà fuori sarà più utilizzato dalla gente, perché spesso io passo la mattina col cane e lo vedo inutilizzato, e le biciclette oltretutto che passare sul bordo rischiano anche di cadere dentro e di farsi anche male, perché quando c'è troppa gente questo potrebbe cadere. Ma secondo me era meglio lasciare le cose come stavano, perché era una delle poche cose che aveva una funzione qua a Fano. Cioè, penso che se uno deve cambiare deve ristrutturare il Lido, perché il Lido è veramente brutto, mentre invece qua alla Sassonia mi sembra che bene o male le cose funzionino e non è per niente male. Pensa che avrebbero dovuto, visto uno stravolgimento tale, ascoltare il pensiero dei cittadini? Penso di sì. Cioè, se il cittadino ragiona bene, come me, per esempio, sì, altrimenti no. No, comunque penso di sì, chiaro. Quando si canticchia una rotonda sul mare di Fred Bongusto, viene in mente la nostra rotonda. Sì. Eh sì, è bellissima, era bella, adesso hanno cominciato a distruggerla, perciò non c'è più. Ormai non esiste più quella. Stanno lavorando e i lavori ormai sono andati avanti, perciò la rotonda sparisce. Fa male, fa male. Fa male, sì.
dispiace perché noi siamo tutti i giorni qui al mare, capito? Una cosa... È così. Aspetto che i lavori siano finiti per giudicare. Progetto Waterfront, demolizione dell'anfiteatro, che cosa ne pensa? Non ne penso bene, sarà che noi siamo cresciuti col vecchio, con la vecchia rotonda, e vedremo alla fine, comunque al momento non mi soddisfa. Sono 60 anni che siamo qui al mare, non che di più, quindi vedete demolì tutto e va bene. Però anche sembra che tolga anche la spiaggia libera, una troncatura troppo brutta. Pensa che avrebbero prima dovuto sentire il parere dei cittadini? Penso anche io, perlomeno, avevo un'idea di quello che pensava la gente. Io non voglio essere sempre disfattista, che fanno male. Vediamo quanto è finita, allora possiamo giudicare se hanno fatto un lavoro fatto bene o fatto male. Diventerà un altro ex, non lo chiameremo più il water, sarà sempre la ex rotonda, sarà quindi un altro ex. Con la demolizione dell'anfiteatro si cancellerà un'icona della Sassonia, che cosa ne pensa? Per me è stato uno sbaglio cancellarla e ormai eravamo tutti legati a un ricordo. Quindi è contrario? Sì, sì, assolutamente. Funzionava, era in buone condizioni, per me è stato uno spreco inutile, si potevano spendere i soldi in un'altra maniera. Quando si diceva dove vai alla rotonda, e poi che diremo, andiamo al quadrato? E ora ci spostiamo a Marotta di Mondolfo, dove sono partiti i lavori di posizionamento delle nuove scogliere su un tratto di circa 2 chilometri. Costo dell'intervento è di 1.960.000 euro. Vediamo. Al via i lavori per il posizionamento dei primi massi lungo la costa di Marotta nel comune di Mondolfo. Motopontone in azione questi giorni per la realizzazione delle scogliere. Quest'oggi il sindaco ha effettuato un sopralluogo con i tecnici proprio sopra l'imbarcazione. Un importo complessivo di 1.960.000 euro, quindi un finanziamento importante grazie ad un grande lavoro di squadra tra Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Regione Marche e Comune di Mondolfo. Un intervento senza precedenti per il nostro territorio che ci permetterà di intervenire nella zona centrale del litorale di Marotta per un tratto circa di 2 chilometri tra via Marecchia e il molo di Marotta, ed è la zona centrale che è stata duramente colpita negli ultimi anni dalle mareggiate e che ha subito fortemente del fenomeno erosivo, quindi un intervento veramente fondamentale per il territorio, che ci permetterà di migliorare sensibilmente la situazione e di migliorare la sicurezza dei cittadini, ma anche delle attività degli operatori turistici e balneari del territorio. I lavori proseguiranno nei prossimi mesi, aggiunto poi Barbieri, salvo condizioni meteo marine avverse, e l'intervento si concluderà nella primavera del 2024 per essere pronti per la prossima stagione estiva. Sì, una risposta importante che i cittadini attendono da tempo, e quindi è un intervento che va anche nella direzione del turismo, quindi ci permette di migliorare e riqualificare sicuramente la zona mare. Inoltre il sindaco ha elencato anche i prossimi interventi. In questi anni abbiamo fatto tanti interventi, abbiamo riqualificato il lungomare centrale, abbiamo riqualificato il lungomare nord di Marotta, prevediamo a primavera del prossimo anno anche un intervento nel lungomare sud, quindi prevediamo la riqualificazione dal sottopasso Togliatti alle Vele, e quindi nell'ambito di queste riqualificazioni sicuramente anche gli interventi di potenziamento delle scogliere ci aiutano per rendere più bello e sicuro il territorio. Un'auto sorpassa una Vespa Piaggio, ma si aggancia alla borsa laterale sinistra del veicolo e il Centauro cade a terra. È successo questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in via Tognolo a Fano. Il conducente della Vespa 150, un uomo di 61 anni residente a Mondavio, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Fano. Illesa invece la 46enne fanese alla guida della Volkswagen Tiguan. Sul posto la polizia locale di Fano per i rilievi di legge.
E non appaiono sufficienti i lavori che si stanno eseguendo sulla Contessa, la strada che collega Cantiano a Gubbio per disporre di un collegamento efficiente con Roma. Questa mattina i vertici provinciali dell'UDC, insieme al sindaco di Cagli Alberto Alessandri, hanno presentato alle associazioni di categoria un progetto redatto da tempo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ancora pienamente valido, che potrebbe restituire alla Contessa un ruolo strategico nella viabilità della nostra provincia. Le interviste sono di Massimo Foghetti. Ma è importante che non vengano poi magari bloccati altri fondi. La Contessa è un nodo importante sulla viabilità che unisce Fano a Roma. Ebbene, su questo nodo si accentra l'attenzione dell'UDC, che ha già fatto una proposta in Parlamento ed ora la rivolge alla Regione. Stefano Poligioni, qual è la vostra proposta? Noi come UDC proponiamo di riprendere un progetto che è nel cassetto in Umbria, che prevede la continuazione della superstrada da Cantiano che va a collegarsi con la Perugia-Ancona. Perché questo? Perché la Contessa ogni anno comunque diventa un problema. Adesso è chiusa, sarà speriamo presto riaperta, ma è un muro per la nostra provincia perché è una strada in continua manutenzione ed è un danno per quello che riguarda l'indotto economico della nostra provincia. Quindi dobbiamo pensare a un'opera migliore, più grande, che migliori diciamo i tratti stradali per raggiungere il centro Italia verso Roma. Il primo atto l'ha fatto il senatore De Poli al governo, intanto con una interrogazione perché venga riaperta la Contessa prima possibile, perché è urgente. Secondo, per lanciare al ministro per le infrastrutture questa proposta che è la Fano Roma. La stessa cosa vogliamo fare con la Regione, che sia di supporto al governo. Marcello May, ci può indicare sulla carta l'itinerario di questa nuova strada che dovrebbe collegare il nostro territorio con Roma? Alle mie spalle ho il progetto preliminare del 2008, progetto finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia. Noi peroriamo appunto la scelta, questa che vediamo nel disegno a livello centrale, perché eliminando le gallerie agevolerebbe il traffico, in particolare dei mezzi pesanti, che intasano quel percorso quando sono presenti. E bisogna tenere presente che circa 10 anni fa è stato fatto un monitoraggio per 7 giorni, per 24 ore consecutive, dal quale è emerso che il transito di mezzi, automobili, camion in quel percorso era di 11.000 veicoli al giorno, quindi un tratto veramente importante per collegarci con l'Umbria e da lì direttamente a Roma. Ora c'è una viabilità nuova in Umbria che agevola il transito verso il sud delle Marche, cosa che danneggia fortemente questa provincia. Gli stessi agubini che tradizionalmente venivano al mare in questa zona sono portati a dirigersi altrove. Ecco perché noi percorriamo questa cosa, perché poi da lì si raggiunge direttamente Perugia e Roma. Avete calcolato i costi? Costi noi chiaramente non siamo in grado di calcolarli, però è una opera che va messa all'attenzione della politica, perché pensiamo che negli anni questo problema debba essere risolto, altrimenti questa parte nord della provincia resta tagliata fuori. Dopo l'incontro di martedì scorso con il sindaco Seri, nel quale Terna non ha voluto partecipare per discutere della nuova centrale Adriatic Link e delle opere mitigative e compensative ad essa annessa, è calato il silenzio su tutta la vicenda. Lo afferma il Comitato Uniti contro la centrale, che più volte ha sollecitato l'amministrazione comunale per avere notizie certe sullo stato di avanzamento delle trattative, in particolare sulla messa in sicurezza, interramento dei cavi, mitigazione e compensazioni anche patrimoniali e risoluzione della rumorosità della centrale esistente. Il silenzio assoluto, ha aggiunto il Comitato, è calato su tutta la vicenda, mentre Terna sta proseguendo con il cronoprogramma dei lavori e il 7 settembre scorso ha comunicato di aver appaltato alla ditta Prismian per 630.000 euro il contratto per la fornitura e la posa in opera dei cavi sottomarini e interrati dell'Adriatic Link. Chiediamo al sindaco, hanno concluso, di farsi promotore delle istanze dei cittadini e di dare certezze alla comunità.
Ed ora passiamo alla sanità. In questi giorni si sta parlando di una Cotignola 2 a Pesaro, ovvero il progetto della clinica Maria Cecilia Hospital, che dalla Romagna è pronta ad aprire una struttura a Villa Fastigi. Per i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle questa è la prova della sottrazione a Fano dei 50 posti letto di ortopedia programmati contro la mobilità passiva. Ecco perché, secondo i pentastellati, la Regione snobberebbe la richiesta di Fano a partecipare ad un consiglio monotematico sulla sanità. Quello della sanità rimane sempre un tema molto caldo. Tra l'altro la città di Fano sta attendendo proprio un consiglio monotematico sulla sanità insieme ai vertici della Regione. Sì, come i telespettatori di Fano TV ricorderanno, sono ormai 6 mesi che chiediamo di convocare una seduta del Consiglio Comunale di Fano che sia interamente dedicata ai problemi della sanità nella nostra città e nel nostro territorio. Ovviamente alla presenza delle istituzioni che hanno competenza in materia, cioè le massime istituzioni regionali, il presidente Acquaroli e l'assessore Saltamartini. Purtroppo, nonostante il tempo trascorso, ancora questa seduta non si è convocata, però Acquaroli e Saltamartini hanno trovato il tempo nel giro di 1 anno e mezzo di partecipare per ben 2 volte a iniziative analoghe promosse dal Consiglio Comunale di Pesaro, e questo secondo noi è significativo della diversa considerazione che purtroppo la Regione guidata dalla Giunta di Centrodestra ha nei confronti delle due città. Ammazzante, c'è il rischio concreto che questi 50 posti letto di cui tanto si discute possano essere sottratti alla città di Fano? Purtroppo è un timore che noi abbiamo, ma diremmo che ormai è quasi una certezza, perché appunto notizia di questi giorni che un gruppo imprenditoriale importante della sanità privata ha avviato le pratiche per insediare a Villa Fastigi a Pesaro una clinica privata da 80 posti letto in buona parte convenzionati, quindi finanziati dal servizio sanitario regionale, e quindi purtroppo c'è ovviamente l'assoluta possibilità, probabilità se non certezza, che lì vengano dirottati i 50 posti letto che originariamente invece erano previsti nel 2018 per Fano, ma non sono mai stati attivati in tutti questi anni, nonostante il Consiglio Comunale di Fano, col voto contrario del centrodestra, lo ricordo, abbia chiesto appunto di destinarli all'ospedale pubblico Santa Croce. Se non ci sarà un ripensamento, si tratterebbe ovviamente dell'ennesimo atto di impoverimento e di umiliazione della sanità della nostra città, e ovviamente stupisce che questo venga da quei partiti come Lega, Fratelli d'Italia, che hanno fondato la propria campagna elettorale sulla difesa della sanità pubblica e anche ovviamente della sanità fanese. Questo a discapito anche del progetto originario per le Terme di Carignano. Sì, come abbiamo appreso, la proprietà ovviamente ritiene che i 50 posti letto nella città di Fano siano fondamentali e comunque di grande utilità per avviare questo progetto imprenditoriale. La posizione del Movimento 5 Stelle di Fano su questo è sempre stata lineare. Noi riteniamo che quei posti comunque vadano al pubblico, in particolare all'ospedale Santa Croce, proprio perché avevano una vocazione ortopedica, e sappiamo tutti che fino a qualche decennio fa il reparto di ortopedia nell'ospedale Santa Croce era un fiore all'occhiello della nostra sanità, che purtroppo negli anni è stato smantellato. Quindi ecco, questi 50 posti letto è importante che rimangano al Santa Croce, perché avvierebbero in una sorta di sinergia anche tanti altri progetti ed energie positive nella nostra città. Ci auguriamo che il sindaco di Fano recuperi quel protagonismo che purtroppo in tutti questi anni è mancato, anche se confrontato con l'attivismo di tanti altri sindaci. In vista dello sciopero generale di domani, venerdì 17 novembre, che coinvolge i trasporti ma anche il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell'igiene ambientale, ASET SPA fa sapere che si potrebbero creare eventuali disagi. Per quanto riguarda il servizio di igiene ambientale, gli utenti che risiedono nei comuni serviti da ASET, in cui è attiva la raccolta domiciliare, sono invitati a depositare ugualmente i propri rifiuti, come previsto dall'eco calendario. Ma a causa dello sciopero non si è in grado di garantire l'effettiva presenza di tutti gli operatori. Per questo, in caso di mancato passaggio dell'operatore, i cittadini sono invitati a ritirare i sacchi e i bidoni dalla strada per poi
esporli di nuovo nella prima data di raccolta prevista in calendario. Inoltre, per le stesse ragioni, non è garantita l'apertura del centro di raccolta differenziata di Fano e del centro ambiente mobile. È invece assicurata l'apertura dell'ufficio clienti, anche se con personale ridotto. Il 26 novembre, 3 e 8 dicembre si svolgeranno i mercatini di Natale a Serrungarina di Colli al Metauro. Ieri l'evento è stato presentato nella sede di Confcommercio Marche Nord. Un borgo suggestivo e la magica atmosfera delle festività natalizie per tre giornate all'insegna delle tradizioni e del divertimento. L'associazione Metauro Eventi organizza il 26 novembre, il 3 e l'8 dicembre, la nona edizione del mercatino di Natale a Serrungarina di Colli al Metauro. Un appuntamento molto atteso che sono questi mercatini di Natale che sono organizzati nel nostro meraviglioso borgo di Serrungarina, per il quale ringrazio l'associazione Metauro Eventi che ha organizzato anche quest'anno questi mercatini in collaborazione anche con la Proloco di Serrungarina, e questo connubio ci rende veramente molto, molto felici. Ci saranno tante iniziative, tante attrattività per far sì che questo borgo venga di nuovo animato dalla presenza di tante persone, così come è successo nelle ultime edizioni. Avremo tre giornate sul territorio con questi mercatini di Natale che daranno la possibilità a tutti di poter usufruire di quelli che sono gli stand presenti sul territorio, cioè della enogastronomia, e avremo la possibilità di gustare un borgo, un meraviglioso borgo, il borgo di Serrungarina, da tutti i punti di vista, con gli abbellimenti e gli addobbi che hanno realizzato l'associazione. Ricco e variegato il programma, con tanti appuntamenti per grandi e bambini. All'interno del borgo, stand gastronomici, bar e una tensa struttura riscaldata. Inoltre, percorrendo i vicoli, si troveranno la via dedicata alle scuole, la casa di Babbo Natale, animazione per bambini, spettacoli, mercatini e osterie. Il paese sarà addobbato a festa grazie a tantissimi volontari e ragazzi del territorio. All'interno del mercatino una novità di quest'anno sarà un set fotografico di Babbo Natale a cura di una fotografa professionista, dove i bambini potranno creare i loro lavoretti e giocare insieme, nel frattempo regalarsi un ricordo per questo Natale. Questo spazio dobbiamo ringraziare l'Avis di Colli al Metauro e genitori e figli fuori classe. All'interno del mercatino ci saranno numerosi spettacoli fissi, come ad esempio il teatro dei burattini, le sculture di ghiaccio a cura del maestro Francesco Falasconi, e numerosi intrattenimenti itineranti come ad esempio gli zampognari del Montefeltro. Domenica 3 dicembre, da non perdersi, è un concerto di una band di ragazzine dagli 11 ai 16 anni. La presentazione del mercatino di Natale si è svolta nella sede di Confcommercio Marche Nord, perché il comune di Serrungarina di Colli al Metauro partecipa al progetto di promozione e valorizzazione turistica L'itinerario della bellezza. All'evento collabora anche la Proloco di Serrungarina. Grazie a quest'ultima associazione il mercatino rientra nella rete delle feste natalizie più estese d'Italia, del Natale che non ti aspetti. L'evento inoltre rientra nel progetto regionale di promozione turistica Let's Marche. Importantissima la sinergia con Commercio, e di questo ringrazio l'invito da parte del direttore Varotti, che è sempre molto attento e sensibile a quelle che sono le tematiche di valorizzazione dei nostri territori. Abbiamo installato un bellissimo rapporto con Enrico De Marchi, il presidente della Metauro Eventi, e voglio citare anche Silvia Scarpetti, che è una valida sua collaboratrice, e sono convinto che con loro riusciremo a fare grandi cose davvero. Ne è la prova l'ottimo risultato della Perangelica, e ne sarà la prova certamente anche il mercatino di Natale. Sarà un'esperienza unica e innovativa quella organizzata dal Fondo Peppe Nigra, che dal 30 novembre al 3 dicembre mette in campo proiezioni diffuse, spettacoli itineranti, l'escape room e una visita guidata vitruviana in 4D alla Fano Sotterranea. Sta per partire il Motion Festival, che cos'è? Festival organizzato dall'Associazione Fondo Peppe Nigra. Noi vi aspettiamo dal 30 novembre al 3 dicembre in centro a Fano. Sono tantissimi gli appuntamenti, ci sarà un bus in piazza il sabato e la domenica, una cosa molto particolare, ci saranno delle proiezioni in 4D in vari luoghi della città. Vi aspettiamo, e sul sito www.fondopeppenigra.it potete vedere tutti gli appuntamenti, gli orari, le location e anche acquistare i biglietti. Vi aspettiamo, i Motion
Festival del Cinema Aumentato in 4D. Dai, 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 dai. E vi ricordo che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Potete intervenire in diretta dalle ore 19 telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un breve messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250. È tutto per questa edizione del telegiornale, adesso ci sono le previsioni del tempo e a seguire la terza puntata di Guarda chi c'è che ospiterà la cantautrice fanese Asia Antonietti e poi uno speciale dedicato a E-Motion, il festival a cura del fondo Peppe Nigra. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione torna come sempre domani mattina alle ore 7 con la lettura dei quotidiani. Buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV. We'll be right back.